Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano c'è la Movida Salernitana che potrà di nuovo contare sulla musica dal vivo grazie ad un progetto che riporterà la musica nei locali del centro salernitano ogni giovedì del mese, potenziati anche i controlli. L'amministrazione comunale ricorda che sarà possibile suonare ed ascoltare musica dal vivo, ma fino a mezzanotte. Può essere a giusta ragione considerato un upgrade lo sviluppo naturale del progetto di rilancio della Movida Salernitana, che vive da tempo una fase di stanca. Sull'onda lunga dell'iniziativa Salerno Suona, proposta dal Comune di Salerno anche al fine di addolcire e in qualche modo motivare la decisione di prolungare l'orario di musica live all'esterno dei locali, l'Associazione dei Art Progetti, di concerto con l'assessorato alle attività produttive del Comune Capoluogo, ha promosso una manifestazione musicale che si svolgerà a partire da giovedì o dopodomani, dalle 21:30 fino alla mezzanotte, presso alcuni locali del centro città. La manifestazione musicale, denominata Salerno Live, hashtag Salerno Suona, si terrà tutti i giovedì e contemplerà una serie di concerti, uno per ogni locale aderente al progetto. Guardi, questa nuova ordinanza è partita già da qualche mese e ci sono segnali di musica in vari club della città, tra cui anche al centro storico, e devo dire che non stanno portando sconvolgimenti. L'importante è che le persone sanno l'orario in cui inizia uno spettacolo musicale e altro. Poi Salerno, da questo punto di vista, voi mi insegnate, perché con alcuni di voi ci vediamo anche in alcuni club cittadini, ha un filone di strumentisti, di jazz, di blues, che sono invidiati un po' in tutto il mondo, e portare questa musica e tutti i generi musicali, perché tutto è arte, e fare rete mi sembra una proposta intelligente e cava nella direzione, e ringrazio, voglio dire, di Hard Progetti, l'ha lodato, che ha preso spunto da questa mia voler alzare l'asticella culturale della città con l'hashtag Salerno Suona. È la prima volta che i gestori dei locali salernitani decidono così di fare squadra, affidandosi ad un itinerario musicale per riportare la musica live nella Movida, ma anche e soprattutto per alzare la qualità della proposta culturale in città e dare così spazio alla creatività degli artisti salernitani, in modo particolare i musicisti salernitani. Obiettivo dell'Associazione Culturale dei Art Progetti è quello di incentivare lo sviluppo del patrimonio culturale e commerciale della città di Salerno, incoraggiando operazioni di animazione culturale finalizzate alla rivitalizzazione della città. In parallelo all'iniziativa culturale, all'iniziativa musicale, ci sarà da parte dell'amministrazione comunale anche una maggiore attenzione proprio nei giorni dedicati all'iniziativa, il giovedì, per quanto riguarda, ecco, i controlli, personale, vigili urbani, maggior numero in strada. E lei ha detto una cosa giusta, sapendo anche che il giovedì si fa questa iniziativa, già sappiamo, voglio dire, di avere delle pattuglie che devono far sì che gli orari siano rispettati. È una questione solo di orari, ed è giusto perché noi diciamo sempre: da una parte ci deve essere l'equilibrio, quindi il rispetto della tranquillità dei residenti, ma dall'altra parte non dobbiamo demonizzare la buona musica. La musica live è arte e cultura e libertà di espressione. C'è un'altra movida invece che continua a registrare problemi, è quella di Cava dei Tirreni, bottiglie di vetro, cartacce e rifiuti di ogni genere. Questo è lo scenario che si ritrovano gli operatori della Metelle a Servizi, la società che si occupa appunto di ripulire le strade. Complici le temperature in leggero aumento ed i festeggiamenti carnevaleschi, il weekend appena passato porta il segno di una movida metelliana che cresce sempre di più. Ed ecco che il caratteristico borgo porticato di Cava dei Tirreni si trasforma ogni fine settimana in un rinomato luogo di aggregazione e divertimento per grandi e piccini. Tanti infatti sono i cittadini ed i turisti che si riversano soprattutto per le vie del centro per assaporare l'intrattenimento che la città offre. Tutto sommato un ventaglio di attività che non ha nulla da invidiare alle grandi realtà della nostra bella Italia. Eppure, alle prime luci dell'alba, il sogno svanisce e a luccicare sotto i nostri occhi non è purtroppo la scarpetta di cristallo persa al ballo da Cenerentola, ma cumuli di rifiuti, bottiglie di vetro, cartacce ed altri oggetti che deturpano non solo le strade cittadine, ma l'identità del popolo cavese. Queste le immagini pubblicate questa mattina dalla Metelle a Servizi, la società in-house del comune di Cava dei Tirreni che si occupa anche di igiene urbana.
L'inciviltà dei fruitori degli spazi immortalata in questo video denuncia in cui il degrado regna sulle bellezze della città. Irriconoscibile è anche la fontana situata in piazza Vittorio Emanuele III, stracolma dei residui della notte da leone appena trascorsa. E se da un lato la movida è il significato di maleducazione, dall'altro sono tanti i cittadini virtuosi che dicono no alle cattive abitudini di alcuni, chiedendo più controlli da parte degli organi competenti. Andiamo ora alla cronaca, perché grazie ad una serie di immagini fotografiche e video riprese, i carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno individuato l'automobilista che 2 giorni fa aveva investito, tra l'altro provocandogli delle gravissime lesioni, un ciclista, e si era poi reso irreperibile. 2 giorni di ricerche per rintracciare e denunciare il pirata della strada, un 47enne residente a Battipaglia, domiciliato a Giffoni Valle Piana, che domenica mattina, alla guida di una grande Punto, ha investito un ciclista, il 56enne di Montecorvino Rovella, Antonio Cardonia, prima di scappare. Cardonia è attualmente ricoverato in coma all'ospedale Ruggi di Salerno e i sanitari temono per le lesioni riportate nell'impatto. Un certosino lavoro, quello condotto dai carabinieri della stazione di Montecorvino Rovella, coordinati dalla compagnia di Battipaglia agli ordini del maggiore Vita Antonio Sisto, con la visione delle immagini di videosorveglianza che ritraevano l'auto transitare per le strade della cittadina con il parabrezza sfondato e con l'attività in zona e ritrovamento della vettura in un'officina di Bellizzi, dove l'indagato, denunciato per lesioni personali gravi e omissioni di soccorso, aveva portato l'autovettura per farla riparare, provando così a mascherare il sinistro avvenuto domenica. Le ricerche hanno portato quindi a fare piena luce sull'episodio. Ed ancora una notizia che arriva dalle strade, da traffico in tilt questa mattina sul raccordo Salerno-Avellino a causa di un camion che è uscito fuori strada. Nell'impatto, tra l'altro, è stato coinvolto un altro mezzo pesante che si trovava sulla stessa direzione. Sono 2 le persone che sono state soccorse perché ferite grazie all'intervento dei mezzi di emergenza della Croce Bianca e del Vopi. Per una persona è stato riscontrato una frattura all'arto inferiore, un trauma cranico per l'altro, ferito. Sul posto la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso, ma soprattutto per dare una mano al traffico che, come dicevamo, è andato completamente in tilt. Parliamo ora di una bella notizia, perché una professionista di 43 anni, salernitana, è riuscita a diventare mamma nonostante l'asportazione di 3 tumori benigni e diverse altre complicanze, tra cui la ricostruzione dell'utero. Si tratta di un piccolo miracolo della medicina, ancora una volta compiuto a Salerno nel reparto di gravidanze a rischio del Ruggi. Ennesimo intervento miracoloso al reparto di gravidanza a rischio dell'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno, che si conferma centro d'eccellenza a livello nazionale. Lo scorso 15 febbraio si è scritta la parola lieto fine al termine di quello che è stato un vero e proprio calvario per una professionista salernitana di 43 anni. Un calvario cominciato molti anni prima, quando la donna scoprì di essere affetta da fibromatosi uterina, una patologia che provoca la continua formazione di numerosi miomi all'interno della cavità uterina. La 43enne ha scoperto di aspettare un bambino, ma nessun ginecologo voleva assumersi la responsabilità di eseguirla. La donna infatti aveva già subito, proprio a causa della sua patologia, 3 interventi di asportazione di tumori benigni ed era stata sottoposta alla ricostruzione dell'utero, oltre a tutta una serie di altre complicanze. Il suo sogno di maternità, come dicevamo, si è avverato lo scorso 15 febbraio, quando, dopo essere stata seguita dal professore Raffaele Petta, direttore dell'unità operativa gravidanza a rischio dell'ospedale Ruggi di Salerno, che ha preso in cura la paziente monitorando costantemente la gravidanza, ha potuto finalmente stringere al petto la sua bimba, un miracolo di 1,980 kg. È una storia dunque a lieto fine quella che vede protagonista l'avvocatessa salernitana, che con il parto ha vinto la scommessa più importante della sua vita, riuscendo a portare a termine della gravidanza ritenuta impossibile da molti dei dottori che l'avevano in cura prima. Madre e figlia stanno bene e presto potranno tornare a casa.
Parliamo adesso di porto e aeroporto di Salerno, perché su queste due importanti infrastrutture in una nota stampa chiede di porre l'attenzione la Federazione Provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità, che dice di aver intrapreso una campagna di ascolto per porre una questione prioritaria su queste due infrastrutture attorno alle quali, si legge nella nota, si registrano troppe polemiche e un rimpallo di responsabilità tra nuovi e vecchi amministratori. La questione invece è aprire un confronto su porto e aeroporto e su come fare che insieme alla linea ferroviaria ad alta velocità diventino uno strumento di reale servizio alle nostre imprese. In modo particolare il messaggio della Federazione del Movimento Nazionale per la Sovranità è rivolto al settore agricolo, comparto, si legge nella nota, di vera eccellenza nel nostro territorio, ma che rischia di essere frenato nelle sue capacità di espansione da un limite del sistema infrastrutturale che proprio nel porto e nell'aeroporto dovrebbe avere invece i suoi snodi principali. Domani 6 marzo è il giorno per cominciare a presentare le domande per il reddito di cittadinanza. Da domani possono essere avviate le richieste per accedere allo strumento economico presentandole sia online oppure alle poste o compilarle con l'ausilio dei CAF. I centri per l'assistenza familiare però, fiscale fanno sapere però alla vigilia proprio della partenza, temendo un eccessivo afflusso per la giornata di domani, che c'è tempo fino al 31 marzo per presentare la richiesta. Chi presenterà la domanda per il reddito di cittadinanza tra il 6 e il 31 marzo avrà una risposta tra il 26 e il 30 aprile. Se la domanda sarà accolta, a maggio partirà già il pagamento. La risposta avverrà per SMS o per email. Se la domanda verrà accolta, arriverà un messaggio. Un beneficiario su tre del reddito sarà obbligato ad aderire al patto per il lavoro, anche se è ancora tutta da definire la parte relativa all'inserimento al lavoro del beneficiario del reddito di cittadinanza. Il tema, tra l'altro, sarà nell'agenda della prossima conferenza delle regioni prevista per il 7 marzo. Torniamo ad occuparci di rifiuti, ma con una buona notizia, perché presso lo STIR di Battipaglia è partita la rimozione delle ecoballe. Naturalmente la prima cittadina, Cecilia Francese, si esprime con entusiasmo sull'attesa ordinanza da parte della provincia di Salerno. Siamo soddisfatti che il presidente della provincia astrianese abbia rispettato l'impegno preso con l'amministrazione del comune di Battipaglia lo scorso agosto nell'ordinanza nella quale si precisava che la società Ecoambiente Salerno S.p.A. avrebbe dovuto provvedere all'evacuazione dei rifiuti stoccati. La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, interviene sull'ordinanza emessa dalla provincia di Salerno dal presidente Michele Astrianese e che ieri ha portato alla rimozione di ecoballe dall'ex SIR dall'impianto di tritovagliamento di via Bosco II nell'area industriale battipagliese per condurre i rifiuti al termovalorizzatore di Acerra. L'amministrazione francese, continua la sindaca, non abbassa mai i livelli di guardia rispetto a una problematica ambientale per la quale ha assunto e mantenuto sempre impegni precisi. La nostra città è destinataria anche dei fondi previsti per lo svuotamento dello STIR dalle ecoballe che sostano dal 2005 e auspichiamo l'esecuzione di tale intervento il più presto possibile. L'interlocuzione continua con regione e provincia e continui solleciti ci permettono di mantenere gli impegni presi. Ora nella struttura si attende lo svuotamento di capannoni che ospitano la frazione umida trattata aerobicamente, quel biostabilizzato che nessuno però sembra disposto a smaltire. Ad Eboli intanto si continua a parlare del furto di soldi e carte d'identità all'ufficio anagrafe del comune. L'opposizione incalza il sindaco: troppi lati oscuri, venga a riferire in consiglio. Troppi lati oscuri sul furto all'ufficio anagrafe del comune, il sindaco riferisca in consiglio nel day after della sparizione della sede municipale di soldi, 4.000 euro contenuti in una cassaforte di circa 1.000 carte d'identità. Il consigliere d'opposizione Damiano Cardiello prende posizione sulla vicenda, sulla quale indagano i carabinieri della locale compagnia agli ordini del capitano Luca Geminale. Ancora una volta, attacca Cardiello, constatiamo con grande sconforto che nonostante le migliaia di fondi pubblici spesi, le telecamere esterne di videosorveglianza non erano funzionanti.
Ma vi è di più: in un'interrogazione comunale urgente depositata con mia firma 9 dicembre scorso, parlando degli accessi domenicali agli uffici comunali proprio nell'ingresso posteriore del municipio, abbiamo posto l'attenzione su chi materialmente fosse in possesso delle chiavi per accedervi e su perché gli occhi della videosorveglianza fossero stati spostati dall'inquadratura degli ingressi. Malviventi quindi non avevano alcuna forma di contrasto per il loro ingresso. Ma la cosa più preoccupante è che siano entrati, spiega Cardiello, senza segni di effrazione, cosa gravissima. Il sindaco, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito, sarà costretto politicamente a risponderne in consiglio comunale, perché abbiamo provveduto a depositare un'urgente interrogazione a risposta orale in consiglio. Invitiamo il sindaco Massimo Cardiello a chiarire tutta la vicenda presto e al contempo restiamo a disposizione delle forze dell'ordine per eventuali dettagli sul nostro operato politico tema. Patto attorno all'ambiente tra Italia e Norvegia, i dettagli nel servizio. Un weekend all'insegna dell'ambiente, della natura e della collaborazione tra l'Italia e la Norvegia. Uno a due giorni in cui il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, accompagnato dal direttore Romano Gregorio, ha firmato ad Oslo uno storico ed importante accordo di collaborazione con il Parco delle Balene, primo parco marino della Norvegia, alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergio Costa e dell'ambasciatore italiano in Norvegia Alberto Colella. Con grande orgoglio e con grande piacere abbiamo partecipato alla delegazione del Ministero dell'Ambiente, grazie al Ministro Sergio Costa, che ha voluto il primo parco d'Italia plastic free in questa importante e bella iniziativa qui in Norvegia, dove abbiamo oggi inaugurato la prima ambasciata plastic free al mondo e quindi un perfetto connubio con il Parco Nazionale del Cilento Valle degli Alburni, e dove ieri abbiamo sottoscritto un importante e storico accordo con il Parco di Trevaler, cioè il Parco delle Balene, primo parco marino norvegese, e siamo particolarmente contenti perché andiamo nella direzione fortemente voluta dal Ministro Costa, cioè di internazionalizzare i nostri parchi, le nostre aree protette, per fare quegli scambi importanti di buone pratiche, e devo dire è stato particolarmente utile e significativo questo incontro. Quindi veramente un ministro dell'ambiente che si apre all'Europa, che si apre quindi a quelle eccellenze, a quelle realtà importanti. D'altra parte anche l'incontro con il ministro dell'ambiente è stato un momento particolarmente utile rispetto alle buone pratiche norvegesi, e devo dire che ancora una volta la dimostrazione che l'ambiente in Italia oggi è un tema centrale, e dove grazie al ministro Costa c'è una grande sensibilità, una nuova grande stagione per l'ambientalismo italiano. Oggi anche io sono estremamente soddisfatto, a nome mio come ministro, ma a nome di tutto il governo italiano, perché abbiamo fatto appunto due belle cose assieme. Ieri io ho cofirmato il primo gemellaggio per il paese Italia tra un parco nazionale italiano e un parco nazionale norvegese. Sappiamo come la Norvegia ha tutta una storia, una tradizione nella tutela dell'ambiente, e quindi è importante che questi due parchi nazionali si incontrino, colloquino, facciano scambi formativi, culturali, informativi e principalmente ambientali. Così come è stato importante oggi vedersi ad Oslo, qui nella capitale norvegese, con il ministro dell'ambiente norvegese e fare il punto della situazione sulle prospettive ambientali che si aprono nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Camminare insieme tra paesi amici come la Norvegia e come l'Italia significa prendere le migliori pratiche dell'uno e le migliori pratiche dell'altro per poter poi applicarle rispettivamente sul proprio territorio. Ed eccoci ritornati in studio. Parliamo di domeniche di aperture straordinarie dei musei in tutta la provincia di Salerno. Sono tante le strutture che aderiscono. Facciamo il punto della situazione nel prossimo servizio. Importante occasione per le famiglie, per i giovani e meno giovani, di godere delle bellezze offerte dal territorio da oggi al 10 marzo con la settimana dei musei. Per 6 giorni consecutivi dunque tutti i musei e i siti statali saranno aperti a tutti gratuitamente. L'iniziativa è una delle grandi novità introdotte dal decreto firmato dal ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli lo scorso 9 gennaio ed è entrato in vigore il 28 febbraio, nel quale rientra la nuova campagna Io vado al museo. Naturalmente sono interessati
toccati dall'evento tutti i musei e i siti della Campania. Nel Vallo di Diano da oggi al 10 marzo si potrà visitare gratuitamente la meravigliosa Certosa di San Lorenzo a Padula. Anche il sistema museale di Padula aderisce alla settimana dei musei. Con un euro si potranno visitare la Casa Museo Gio Petrosino e il Museo Civico Multimediale da oggi a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sabato e domenica dalle 10 alle 18 con orario continuato. Cogliamo ogni occasione per promuovere la Certosa di San Lorenzo e i musei civici di Padula, dichiarano il sindaco di Padula Paolo Imparato e l'assessore alla cultura Filomena Chiappardo. L'invito è quello alla visita del Museo Civico Multimediale e della Casa Museo Gio Petrosino nel centro storico di Padula, portando avanti con impegno il percorso intrapreso con Artem nella promozione del nostro importante patrimonio culturale, così hanno concluso. Rientrano nella settimana di visite gratuite il Parco Archeologico di Elea Velia ad Ascea, il Parco Archeologico di Pestum, il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno. Inoltre ci sono da visitare gratuitamente anche il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e il Museo Archeologico Nazionale di Ponte Cagnano. Con la campagna Io vado al museo è stata introdotta anche un'altra importante novità. Le giornate ad accesso gratuito infatti aumentano, passando da 12 a 20 all'anno. Inoltre ci sono 8 giornate gratuite che saranno autonomamente gestite dai direttori dei singoli siti o musei. Bene, adesso la nostra consueta rubrica dedicata agli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film Green Book, tre gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Tra poco la nostra informazione sportiva, le previsioni del tempo, una piccola ancora interruzione e ci ritroviamo subito dopo per parlare di Salernitana e di altro. In collaborazione con Accendi la cultura, con Tecnoscuola, l'università è a casa tua con l'innovazione dell'università telematica. Iscriviti ai corsi universitari con soli 1000 euro annui e con Tecnoscuola puoi recuperare gli anni scolastici per tutti gli indirizzi di studio o conseguire il diploma anche in un anno. E poi corsi di formazione, REC, OS, Super OS, OSA e inoltre scuola per estetista, biennio e specializzazione. Tecnoscuola e a Battipaglia e a Salerno. Tecnoscuola.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. L'astinenza offensiva è uno dei mali neanche tanto scuri della Salernitana. Domenica c'è il Crotone. Costi e benefici. L'equazione non torna e i conti sono in rosso sotto questa voce. Milan Djuric non convince, non incide e non segna. Per la Salernitana si è trattato di un investimento pesante. Colantuono lo aveva richiesto e la società lo aveva accontentato, anche se sulla paternità dell'acquisto l'allenatore dimissionario ha sempre fatto un po' di melina, lasciando intendere che la decisione sia stata quantomeno collegiale. Tutti sapevano comunque che il Tuzla non ha mai avuto molta familiarità in carriera con il tabellino dei marcatori. Nessuno però poteva immaginare la pesantissima astinenza dell'ex Cesena nel girone d'andata, proseguita anche dopo il giro di boa. Il problema è tattico e resta anche di bilancio, come dicevamo, di pesante busta paga. Djuric costa oltre 280.000 euro, contratto fino al 2021 con opzione per il successivo, e la Salernitana sta ancora pagando le rate al Bristol City a compensazione del costo del suo cartellino,
fissato a 550.000 euro. Dopo l'ennesima brutta prestazione di domenica scorsa con il Perugia a Renato Curi, il bosniaco è finito nuovamente nel mirino della critica. Al netto delle deficienze dell'attaccante in zona gol, guai però a farlo diventare il solo capro espiatorio. Magari l'istantanea delle difficoltà realizzative di tutta la squadra, sempre a singhiozzo in zona gol. La Salernitana, anche in Umbria, ha confermato la scarsa familiarità con il tiro in porta. È un dato oggettivo che l'attacco abbia prodotto la miseria di 3 gol, con Iallo 2 ad Ascoli ed 1 contro la Cremonese, più l'acuto di Caio ad Ascoli nel girone di ritorno. Va aggiunto Andre Anderson, che ha segnato a Palermo contro il Lecce. Djuric e Vuletic invece sono ancora fermi al palo, a secco. A digiuno, insomma. Il paradosso è la prolificità di Casasola, miglior marcatore granata, difensore goleador in Italia tra Serie A e Serie B dopo Kolarov. Il problema, dunque, è la prima linea. Adesso Gregucci deve pensarci bene. La valutazione sulla prossima coppia d'attacco non è affatto scontata e semplice. Calaiò è stato gestito e dopo la sfida al Perugia l'allenatore granata ha detto di averne discusso anche con l'arciere per dosare il minutaggio nel Tour de Force. Iallo aveva accusato dolore al polpaccio ma stretto i denti ed è sceso in campo contro i grifoni pur dimostrando di non essere al top. Djuric si è rivelato di nuovo evanescente. Le scelte peseranno. Gregucci potrebbe ripartire proprio dall'analisi del momento delicato che vive il centravanti bosniaco, dalla presentazione del prossimo avversario e quindi dalle motivazioni che non mancheranno o non dovrebbero mancare. A Crotone, infatti, il gigante bosniaco si è formato e aveva sbalordito, realizzando anche gol pesanti e impossibili. È un abile pescatore, la sua virtù è la pazienza. Toccherà a Gregucci assegnargli il ruolo protagonista o comparsa in cima alla settimana da grande ex, la settimana più lunga per Djuric e non soltanto per lui. E allora continuiamo la nostra informazione sportiva, ci occupiamo di basket perché la Givova Scafati torna in campo dopo 2 settimane di stop. Domani sera, con orario di partenza alle 20.30 al Palamangano, il quintetto gialloblu ospiterà Biella nel recupero della 23esima giornata del campionato di Serie 2. Ascoltiamo proprio il tecnico della Givova. Beh sì, insomma c'è stata questa risalita, complice anche queste 4 vittorie consecutive e adesso c'è il rush finale. Abbiamo avuto queste 2 settimane dove non abbiamo giocato, abbiamo lavorato soprattutto dal punto di vista fisico per mettere benzina per l'ultima parte del campionato, che chiaramente sarà tosta perché tante squadre, tanti scontri diretti che si giocano l'accesso ai playoff e noi pensiamo e dobbiamo farci trovare pronti. Sì, Biel è una squadra, sappiamo bene, che anche loro sono pari con noi in classifica, si giocheranno una partita e 2 punti importanti, è una squadra fisica soprattutto, e all'andata noi abbiamo fatto una buona partita nel secondo tempo, ce la siamo giocata fino alla fine, non è bastato, però è logico che in casa nostra le cose saranno diverse, ripeto, però da adesso in avanti tutte le squadre hanno motivazioni e per risalire classifico, per confermare la propria classifica, cioè noi veramente dobbiamo essere concentrati al massimo. Ah, devo dire che Biella fino adesso ha fatto vedere una buona struttura di squadra, effettivamente sì, chiaramente Arrel e Sims sono 2 giocatori importanti, soprattutto Sims per questo campionato, l'innesto di un giocatore importante che, come tu hai citato, sicuramente li rinforza nel settore lunghi, però credo che la forza di questa squadra sia proprio, come ho detto, la fisicità, giocano bene, difendono forte, perciò noi, come ho detto, dobbiamo farci trovare preparati e soprattutto rispettare, diciamo, il nostro fattore campo, che in questo campionato è un fattore troppo troppo importante per noi. Ancora basket ed ancora una sconfitta per la Salerno Todis Basket 92, che si arrende solo nel finale alla Givova Ladies Free Basketball Scafati e paga un calo nel secondo quarto che risulterà decisivo dopo un inizio scintillante al Palafusco di Angri. 64-55 il finale per le arancionere contro le granatine, che pure erano partite in maniera convincente con un +11 al primo intervallo che lasciava ben sperare. Nel secondo periodo però
troppo relax. Scafati ha rosicchiato punti e fatto innervosire la Todis, mettendo fiato sul collo alle ragazze del coach Giannattasio, autrici di soli 9 punti dal 10° al 20° contro i 19 delle avversarie. La gara è proseguita poi all'insegna del punto a punto, con l'allungo finale delle scafatesi a 1 minuto e mezzo dalla sirena, grazie a 2 triple di Gatti che hanno letteralmente tagliato le gambe alle salernitane. Resta invariata la situazione in classifica, Todis sempre ultima a meno 4 da Marigliano, con 4 partite ancora da disputare nella fase a orologio, alla ricerca di una salvezza difficile ma non impossibile. Ed ora la P2 PG Vova KO al Palacollo di Dimontecchio nella 4ª giornata della Pool Salvezza. In Veneto, sorelle Ramonda Ipag si impone 3-1 e raggiunge proprio Baronissi a quota 19 in classifica. È la seconda sconfitta consecutiva nella Pool Salvezza di Serie 2 per la squadra allenata da coach Guadalupi. Fa il paio infatti con l'altro KO casalingo, sempre in 4 set contro Marsala. Ed è tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.